amici di Weekend Dance, anche io faccio parte del cast di Fame Saranno Famosi. Lei mi ha assunto, ha detto tu sei bravissima, vero Barbara? Sì, ho notato il tuo talento. Il suo talento, dovrà studiare moltissimo perché il talento non basta. Cosa devo studiare? Cioè, cosa devo studiare? Tutte le materie accademiche. Ma è un po' cattiva però, eh? Sì, perché anche sono... musicale. Esatto, la preside Esther Sherman deve per forza tenere le file di questi ragazzi. E per cui però si scoprirà avere un cuore sicuramente. Questo è il talent. Tutti. Questo è il talent dei sogni, cioè sogniamo tutti, perché guai a smettere di sognare, no? Io sto sognando ancora, dall'età di 21 anni ancora sono qui che sogno, quindi credo che il teatro negli ultimi 25 anni, quando l'ho sposato completamente, abbia realizzato un sacco di sogni miei personali. Ed è vero, anche perché parliamo degli anni 80, io pranzavo di fretta e furia incollato alla televisione perché sognavo. Allora anche io tornavo a casa, era l'82-83 e alle 2:30 del pomeriggio lì c'era il telefilm, c'era lì una famosa imperdibile, e quando ho saputo di essere stata in qualche modo scelta e chiamata per Miss Sherman ero emozionatissima perché lo seguivo proprio da fan. È vero, e lo seguono in tanti anche perché ci sono dei performer straordinari. Avete una squadra da Champions League? Assolutamente sì, la regia di Luciano Cannito, e Luciano ha deciso di radunare tanti talenti straordinari insieme alla produzione di Fabrizio Di Fiore, e vedrete che loro sono il tessuto, il cuore pulsante di questo musical. Io, Lorenza Mario, Stefano Bontempi e Garrison Rochelle non facciamo altro che appoggiarci con grinta e con energia al loro grande talento. Barbara, perché bisogna vedere Saranno Famosi The Fame? Perché sono tante storie giovanili, umane, meravigliose, alcune gioiose, altre drammatiche, ed è lo specchio ancora oggi dei giovani. Si sentono tante notizie difficili da accettare, e noi siamo lo specchio della speranza, cioè quello che un ragazzo, se studia, coltiva il suo talento, ha un grande futuro davanti, non deve sprecarlo entrando in un buco nero nella sua mente, quindi ha bisogno di credere sempre di più nei sogni, ancora di più adesso. Si è sdolcinata la presa, è diventata buonissima, è uscita dal suo corpo questa un po' di cattiveria. Io sono stata giovane. Sono stata giovane anch'io, quindi li capisco e li ammiro. E ammiro tutti per il loro coraggio, i giovani di oggi. Lorenza, benvenuta a Napoli. Oh, grazie, no, che bello. Quando si viene a Napoli? Io sono arrivata ieri sera, l'ho detto proprio, siccome parto da Padova, ho il viaggio più lungo, ho detto fatemi arrivare un giorno prima, che così mi godo Napoli. E dove sei stata a Napoli? Dove sei stata? Stamattina sono andata a farmi una colazione al Caffè Gambrino. Che salutiamo, una colazione proprio bellissima. Esatto, ma da sola, sola, soletta, lì, così proprio mi sono gustata la piazza. Piazza Trieste e Trento, Piazza del Plebiscito. Bellissimo. Questa è un musical, è il musical dei sogni. Ognuno di noi ha un sogno nel cassetto, io me lo ricordo nei telefilm negli anni 80, perché ho un'età, purtroppo i capelli del colore mi tradiscono, però io chiaramente a pranzo correvo a casa per vedere anch'io, questa serie. Anch'io non potevo perdermi una puntata di Saranno Famosi, ma come tutta la nostra generazione, dai. Grande entusiasmo, la voglia di sognare, di lottare per raggiungere, per realizzare i propri sogni, e tutto questo si respira nel nostro musical. Io sono un'insegnante di danza, che però nel musical non si chiama signorina Grant, ve la ricordate? Lydia Grant, io la adoravo. E nel musical si chiama Miss Bell, perché i nomi comunque sono diversi. C'è un po' di diatriba con la preside. Sì, a un certo punto sì, c'è un duetto bellissimo, si scontrano queste due prof perché la pensano in maniera diversa. E la preside è molto legata e ci tiene tantissimo che i risultati scolastici siano assolutamente al primo posto, e invece Miss Bella, l'insegnante di danza, laddove c'è il talento e magari vuole passare oltre, no? E quindi si scontrano su questo, sul talento, diciamo, in particolare di uno, però non voglio spoilerare. Lo spoileriamo, ma parafrasiamo, diciamo, è come lo scontro che c'è tra la Celentana e la Cuccarina. Celentana è lei, la Cuccarina. Più o meno, sì, diciamo più o meno così. È bravo, così, bravo. È così. Comunque sì, ed è un momento molto bello, un duetto alla fine del primo atto, ma insomma vi aspettiamo, venite. Non possiamo spoilerare qui all'Augusteo, venite. La cosa più bella è questo gruppo di ragazzi, di giovani, che hanno un talento incredibile, sono bravissimi. Tutti talentuosi. Sono bravissimi. Io quando li ho visti i primi giorni nella sala prova ho detto, oh, ma
Madonna, ma questi, cioè, ma veramente, ma da dove escono? Bravissimi, sanno cantare, ballare e recitare magnificamente, anche se molti di loro sono al loro debutto, cioè è il primo spettacolo che fanno, vabbè, adesso siamo la seconda stagione, quindi un po' di esperienza ce l'hanno, l'anno scorso. Hanno fatto... Giovanissimi, talentuosi, bravi. No, giovanissimi, bravissimi, insomma... Ci siete tutti, dai. Ci siamo tutti. Poi lei è affezionata a Napoli, fate più commedia a Napoli, lei arriva e si fa i soliti giretti belli, magari dal Gambinus passa in un altro bar, shopping. Poi si fa il Lungoma, un po' di shopping, perché lei è napoletana dentro, non lo vuole dire, lo dico io, sei napoletana dentro. Sì, sono napoletana dentro. È napoletana. Sono padovana napoletana, una padovana napoletana doc. Ma più dalla vita, che volete più dalla vita? Quindi un saluto in napoletana agli amici di Weekend Dance, state voi buoni. Ah, state voi buoni, e venite a teatro. Can set free. I can catch the moon in my hand. Don't you know who I am? Sono leggermente incacchiato perché lui si è fregata la mia t-shirt, saranno famosi e ho capito, però è la mia questa, l'hai presa tu. Faccio una promessa, la prossima volta te ne porto una. Va boh, a Napoli diciamo, va boh, me la porti? Ma dici conto? Cioè, assolutamente. Conto? 3, 4, 5, 6. Come stai? Siamo benissimo, è sempre un grandissimo piacere tornare qui all'Augusteo. L'ultima volta sono stato qui con la signora Goggi, un musical molto bello che si chiamava Gypsy, e adesso in grandissima compagnia con Barbara Cola, Lorenzo Mario e il nostro Garrison, questo fame targato 2024-2025 del maestro Luciano Cannito. È veramente un grandissimo piacere respirare questa energia dei ragazzi giovanissimi capitanati dalla nostra Alice Borghetti nel ruolo di Carmen Diaz, e veramente siamo travolti noi che siamo i prof dalla loro grandissima voglia di fare bene, e quindi le musiche sono trascinanti, mi riportano anche alla vecchia serie televisiva, io facevo le corse da anch'io, cioè, dopo pranzato, via, no, subito, insomma, per vedere questa serie TV che poi è diventato un film, e la giusta chiusura di questo cerchio dalla TV al cinema al teatro, piccolo schermo, grande schermo, teatro, esatto, la trasposizione è quella, esatto, quindi vi aspettiamo davvero al Teatro Augusteo con grandissimo piacere. E poi la cosa importante, chiaramente, sono tutti ragazzi talentuosi con una energia da vendere, un'energia grandissima, e adesso non faccio in tempo a nominarli tutti, ho detto di Alice, ma ce ne sono tantissimi, anche i ragazzi dell'ensemble, grazie alle fantastiche coreografie del nostro Fabrizio Prolli, sono veramente una calamita di energia. E perché bisogna andare al teatro e vedere Saranno famosi The Fame? Perché rispecchia un pochino la vita di tutti questi giovani ragazzi che inseguono il sogno, può essere il sogno di diventare uno scrittore, può essere il sogno di diventare il nuovo Ken Follett della letteratura, ma può essere anche il sogno di diventare la nuova Meryl Streep, il nuovo, cosa posso dire, il nuovo Roberto Bolle, e quindi inseguire i propri sogni attraverso la tenacia, la costanza, e seguendo anche, no, gli up and down che ci sono nella vita, no? Quindi momenti in cui tutto va bene, momenti in cui uno dubita anche del proprio talento, e quindi è un po' lo specchio della vita, credo che sia bello perché ognuno si può rivedere all'interno di questo. Tu non dimenticarti quando ritorni a Napoli, promessa Weekend Dance, mi devi portare la t-shirt XL che ti sei fregata stasera per fare lo spettacolo qui al Teatro Augusteo. È tutto giusto. Promesso. Promesso. Io sono nato con questo signore perché lui è un'icona per quanto riguarda lo spettacolo, showbiz, la danza, il ballerino, e poi abbiamo tutti e due lo stesso colore dei capelli, ma non li tingiamo. Ma io sono più grande di te. Di qualche anno però. No. 64. Ah, good for you. 69. Senti, ho fatto male il ditino. Senti, è sempre un piacere, ma quando vieni a Napoli, l'atmosfera di questa città. Allora, vi racconto quello che mi è successo oggi. Ah, raccontiamo. Oggi c'è la prima. Io sono mezzo chilometro da teatro, però siccome voi siete molto colorati, urlate, fate, cioè, siamo passionati sulla lingua, cioè, e mi diverto con questo aspetto. Che ti è capitato? Perché io sono texano, io sono napoletano, cioè americano, perché Texas, Napoli, capito? Siamo lì. Uguale. Ok. Che succede? Se parlo texano sembro napoletano. Anyway, esco dall'albergo, comincio a camminare così, poi per
da texano. Pensare che non mi conosceva nessuno. Appena ho aperto bocca quando ho chiesto caffè, in 3 minuti, vum! No, ma ce lo fanno sempre, però voi fate Garrison, cioè, ma soprattutto le nonne. Soprattutto le persone. Le nonne. Vedi, okay, però, sempre quelle con i capelli bianchi. Però siete speciale, non ci sono altre persone come Napoli. È una città straordinaria, colorata, appassionata. Siete tutti nazisti. Oh. Parliamo di questo musical qui a Napoli questa sera, naturalmente. Sold out, tanta gente, tutti bravi, sotto la vostra regia. Probabilmente io sono il peggio di tutti. Allora, io sono il più grande dello spettacolo, di età, no? E quando ho cominciato a fare le prove per Saranno Famosi, mi sono trovato in sala con 21 fenomeni. E in 2 giorni avevo imparato tutto. Io il giorno prima dello spettacolo ancora stavo dimenticando le parole, allora è stato veramente difficile, però è stato un percorso bellissimo, perché a 69 anni ancora imparare qualcosa è... Perché nella vita, diceva Di Filippo, gli esami non finiscono mai. Mai. Poi io dico ancora, la vita comincia a 69 anni. Mi sono ringiovanito di 20 anni facendo questo spettacolo, perché io sto imparando da gente che ha un terzo della mia età, ma sono preparatissimi in tutto, canto, ballo, recitazione. Io vengo da quel mondo, però erano anni che non praticavo, perché stavo facendo you know what. Perché andare al teatro e vedere uno spettacolo come il vostro? Tocchiamo anche tematiche sentimentale, sociale, che sono forte. C'è qualche parolaccia, però rende con quella parolaccia, non è fatto per dire una parola, è per dare senso anche a quella vita, a quel momento, no? Allora sono tanti in quei momenti, tanti, c'è da riflettere tanto, e a me piace oggi, questo è importante, mi piace proporre questo musical ai giovani, perché vedono cosa vuol dire studiare davvero, perché oggi con il social, con il famoso fast food, lo chiamo, che divento famoso in 3 mesi, e poi va bene diventare famoso in 3 mesi, però poi devi dimenticare la tua arte, perché hai cominciato a ballare, cantare, recitare per la passione, non dimenticare la passione perché ti applaudono. È vero, certo? È vero. The Fame, i vostri sogni, tu sei maestro di recitazione, yes. Io sono maestro di doppiaggio, ti faccio le domande e tu le dovrai dire in napoletano. Guaio. Come stai? Vieno teatro. È un fenomeno lui, lo amiamo per questo, perché la vita inizia a 69 anni. Noi ci rivediamo tra 69 anni, sempre qui a Napoli. Allora, io avevo sempre detto che io ho fatto il calcolo, la mia famiglia longeva, la mia mamma 94 anni, ancora sgambetta. Ok, io avevo calcolato che arrivo a 96, però adesso sta arrivando 96, l'ho cambiato 106. È chiaro, è sempre un 6, però abbiamo 10 anni in più. Allora, Fame, Saranno Famosi, andate a teatro perché imparate tanto, è una forma d'arte e cultura che ultimamente i giovani non vanno, quindi andate al teatro, siamo al Teatro Acustico a Napoli, The Fame, Saranno Famosi, girano in tutta Italia, e se vi trovate a Roma, a Milano, a Padova, a Bologna, a Firenze, a Palermo, andateli a vedere perché sono straordinari. Ho detto bene? Yeah. Maestro di recitazione, ho recitato bene? Sì. Posso far parte anche dalla squadra vostra? Che mi fate fare nel vostro spettacolo? Allora, che posso fare? Ecco, c'è uno che passa col spirapolvere durante lo spettacolo, se vuoi fare quindi quello. È sempre il palcoscenico, se... cioè, guarda, tu passi il spirapolvere e come lo fai? È vero. Quindi è il caso di dire never say never again. Never say never. Mi saluti, We Can Dance. We Can Dance, ti saluto, ti mando un bacio.